È un problema fisiologico che ci inducono dei segnali che ci devono preoccupare, La. perché in realtà il problema fisiologico è legato a una persona sola. Io non ho alcuna difficoltà a dire che il commissario Arcuri ha raccolto tante più gaffe di quante le faceva Luca Giurato ai tempi delle sue trasmissioni televisive. Io onestamente, fossi lui, metterei una mano sul cuore e l'altra sulla coscienza e capire un attimo, perché noi innanzitutto abbiamo delle siringhe sbagliate, abbiamo avuto delle mascherine sbagliate, abbiamo un grado di vaccinazione, un livello di vaccinazione che è l'ultimo in Europa in questo momento. Voi avete fatto i conti, ieri c'erano 170.000 vaccinati, oggi ce ne sono In 179.000, realtà in credo. Europa siamo Però, messi tutti malissimo, Francesco, e pare che noi siamo sì, no, addirittura ma nella parte alta, eh. no, ma come proporzione siamo tra gli ultimi, come proporzione di tempi, accensione dei tempi tecnici, invio delle mascherine, in linea generale siamo tra gli ultimi. E le vaccinazioni di oggi sono, se non sbaglio, 9.000 rispetto a ieri. Però se tieni conto che il target dovrebbe essere quello di 65.000, siamo comunque in ritardo. Certo, siamo messi meglio rispetto ai 65.000 dei primi 2 giorni, però è tutto farraginoso, cioè io non riesco a capire, è proprio una macchina che è quella burocratica che non per niente è aumentata del 30% nel periodo di pandemia, quando avrebbe dovuto essere il contrario, che sta estendendo i propri gangli, i propri tentacoli su tutto. Cioè, non ci sono, le procedure di emergenza che il governo Conte ha promanato, che avrebbero dovuto snellire tutta la macchina sanitaria, in realtà non ci sono state. Sono servite solamente, ahimè, questo lo dico con la morte nel cuore, soprattutto col sostegno di illustri costituzionalisti come Sabino Cassese, sono servite a rendere più accentratore il Presidente, a contrarre un'idea di democrazia e ad impedire, per esempio, a grandi organismi di controllo come la Corte Costituzionale di agire su queste stesse normative, perché in periodo di emergenza pochi lo sanno e i controlli istituzionali come quelli della Corte Costituzionale o della Corte dei Conti non funzionano sulle norme promanate. Quindi è tutto un delirio totale. Io spero invece che lo spirito di creatività degli italiani poi alla fine prevalga, perché la speranza è sempre l'ultima a morire. Io registro la posizione e le dichiarazioni.